Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi. Siamo Rossella e Alberto. Ciao Alberto. Ciao. Allora, siamo qui, scusate per il video, però non abbiamo avuto il tempo e lo spazio di organizzarlo in maniera diversa, ma sarà una lettura meravigliosa e fantastica, valida per ben 2 settimane, a partire da domenica 28, quindi a partire da domani, scusate, a domenica 11, va bene, 11 aprile 2021. Quindi abbiamo di mezzo la Pasqua e utilizzeremo 3 mazzi di carte. Abbiamo le carte dei viaggiatori sacri, le carte di Maria, abbiamo le carte dell'arcangelo Michele e abbiamo le carte di lui 6, da dove prenderemo una carta per il messaggio finale. Alberto, naturalmente io poi ti manderò le foto, va bene? Chiaramente, grazie. Scusate, mi è andata l'acqua di traverso. Allora, inizieremo a fare una bellissima preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Onnipotente, Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di Alberto, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore seguono queste letture angeliche. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, Maria Regina Celeste e tutti gli esseri di luce e di amore puro che sono in comunione di intenti con l'Arcangelo Michele, e vi chiedo con amore puro, vero e sincero di tagliare tutte le corde tra me, Alberto, e tutte le persone coinvolte che non sono basate sulla vera luce e l'amore più puro e incondizionato che riguardano questa vita sulla terra, le altre vite, in tutti i sistemi di realtà, in tutte le dimensioni, in tutte le direzioni del tempo-spazio. Arcangelo Michele, con amore ti chiedo massima protezione, guida e assistenza durante questa lettura angelica, affinché tutti possano ricevere guida divina, assistenza, protezione, aiuto, motivazione di andare avanti in questi momenti così difficili, e affinché tutte le anime possano ritrovare la guida divina dentro di loro per vivere una vita di gioia, di amore, di pace, di guarigione, di bellezza, di creatività. Ripeto, chiedo massima protezione, guida e assistenza durante questa lettura angelica per me, per Alberto e tutte le persone coinvolte. Grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie Maestro Gesù, grazie Maria Regina Celeste, fatto è fatto è fatto e così è, così sia. Vorrei rispondere a una ragazza che mi ha scritto, voleva vedere come io mischio le carte. Io le mischio sempre in diretta, non c'è mai niente di prestabilito, quindi lo potrete anche verificare durante questa lettura. Io sinceramente preferisco le letture dove c'è il video, dove mi vedete, però anche questa è una lettura, insomma, almeno vedete come vengono mescolate le carte. È uscita la carta della passione e del piacere, è uscita la carta del ringiovanimento, ok? Poi vedremo come impostare il video. E poi ringiovanimento, stavamo parlando anche di questo, per lasciare andare il passato, oggi ne parlavamo con Alberto. E poi qua si parla anche di coraggio, di determinazione. Fantastiche queste carte. Cercherò, non so se voi riuscirete a vederle chiaramente, però cercheremo di impostare il video in maniera tale che sia chiaro. Ora prendiamo le carte di Maria Regina Celeste, sono le carte di Dorin Virtù. Io amo queste carte perché credo che siano delle carte, le carte di Maria sono le carte di Maria, chi ama Maria. Oh no, Alberto, tu che sei devoto a Maria Regina Celeste, giusto? Ah, no, ma infatti prima quando hai detto che usavi quelle carte lì, sai che io sono particolarmente lo so benissimo. Scusate, magari alcune sono girate, non ci posso far niente. Ah, c'è Gesù, che bellissimo, è uscita la carta di Gesù il Maestro, non è un caso, assolutamente, abbiamo la Pasqua alle porte. Vi rendete conto, Rossella le carte sono istantanee, non c'è niente di prestabilito. Parliamo di bambini indaco cristallo, guarda un po' le carte dei bambini, in questo momento i bambini hanno bisogno di tanta protezione, di tanta preghiera, ne abbiamo parlato anche oggi con Alberto. Alberto, insomma, quello che noi diciamo poi si manifesta, e abbiamo rispetto di noi stessi, bellissime. Bellissime Maria, grazie Maria, veramente. E poi abbiamo le carte dell'Arcangelo Michele, queste sono le carte stampate da My Life in Italia, lo devo dire perché
se no, insomma, deve essere detto. Abbiamo la carta della fiducia, credi e fidati. Adesso cercherò di metterle un pochino qui così riuscirete a vederle tutti. Alberto, sto facendo un'immagine in maniera tale che si vedano tutte le carte sul tavolo, no? Certo, certo, giusto. Poi prendiamo le carte dell'Arcangelo Michele, sempre. Resta focalizzato sui tuoi obiettivi. Questa è una carta che riguarda un po' tutti noi, tutti voi. È bellissimo e ci sta dando speranza di andare avanti. E abbiamo un esito favorevole. Che belle queste carte! Sono felice! Poi andiamo a piscare un attimino la carta di lui sei, che sarà il messaggio finale, un messaggio positivo, perché un'attitudine positiva è fondamentale di questi tempi, care anime infinite, non credete? Ne abbiamo proprio bisogno di rimanere, positivi. Dico sì alle opportunità e all'abbondanza. E poi andremo a leggere il messaggio che c'è scritto dietro, va bene? Adesso mi darete 3 secondi che faremo la foto ad Alberto, giustamente, che si trova dall'altra parte dell'Italia e vuole anche lui vedere le foto. Ci sto provando, Alberto? Dovresti riceverle in un lampo. Allora, questa... poi quelle di Gesù, di Maria, scusate. Ok. Maria. Poi abbiamo questo. Tanto le conosciamo, quelle dell'Arcangelo Michele sono le più usate in assoluto, perché hanno la frequenza più potente a mio parere. Ok, adesso tu sei in linea. Inizierò io, Alberto, vuoi iniziare tu? Dimmi tu, cosa preferisci? Ma no, come preferisci, cioè, forse abbia il senso che inizi tu. Va bene, allora inizio io, va bene. Allora, si parla di passione, di piacere, di diciamo di focalizzarsi sulle cose che ti danno gioia, sulle cose che ti fanno battere il cuore. Diciamo che l'Arcangelo Michele e gli angeli ci stanno invitando anche a iniziare da cose semplici che ci portano la pace nel cuore. Potrebbe essere dipingere, cucire, potrebbe essere disegnare, potrebbe essere andare a fare una passeggiata nella natura, potrebbe essere ballare, danzare, cantare. Cerchiamo di riprendere, di riprenderci la nostra espressione dell'anima creativa, perché il corpo ha bisogno di muoversi, la nostra creatività ha bisogno di essere stimolata di questi tempi. Basta uscire, basta restare focalizzati nello stress, bisogna uscire anche un po' dalla tecnologia, dalle informazioni negative, dalla TV, perché se no rischiamo di contrarre il nostro corpo. L'Arcangelo Michele mi fa vedere proprio il corpo contratto, che poi crea anche dolori come cervicale, dolori reumatici, dolori nel corpo, dolori di vario tipo. Noi ci ammaliamo se ci focalizziamo su cose che contraggono il corpo. Invece la creatività, il movimento, lo sport, la gioia, l'allegria, la pace, ci porta, anche la meditazione assolutamente, ci porta a rilassare il corpo. È venuto il momento di rilassare il nostro organismo. Si parla di ringiovanimento, nel senso che è venuto il momento di chiudere col passato, di guarire il presente, e appunto diciamo che ci farebbe molto bene proprio il contatto con la madre terra, e farebbe anche, questa è una carta dove c'è l'acqua, Alberto, no? E diciamo che anche bagni caldi con i sali profumati, fare più docce anche al giorno, ci serve un po' per purificare anche la nostra energia, il nostro corpo, e ci aiuta anche a usare gli oli essenziali, le creme profumate. Abbiamo bisogno un po' di coccolare il nostro corpo, e questo è un modo che ci ha, un modo per aiutarci a volerci un pochino più bene, e ad amare il nostro corpo, la nostra figura fisica, la nostra espressione creativa su questa terra. E poi un altro lavoro da fare, dice l'Arcangelo Michele, è il perdono, perché bisogna perdonare per guarire il passato e il presente. Ho messo una meditazione bellissima, ragazzi, non venitemi a dire che non è bella, la meditazione del webinar che abbiamo fatto di recente con Alberto.
offerto è stata fantastica, io ve l'ho offerta incondizionatamente, perché vi aiuta, facendola più volte, a uscire dagli schemi negativi del passato, uscire dal dolore, a uscire dalla negatività, per entrare in un nuovo paradigma di amore. C'è bisogno di coraggio, dice l'Arcangelo Michele, in questo momento è venuto il momento di prendere azione nella direzione dei tuoi sogni. Take action with passion, cioè prendi azione con passione, fai quello che senti di fare, fai quello che sogni di fare, non aver paura. Le carte di Michele sono proprio molto molto chiare. Credi e fidati, resta focalizzato nei tuoi obiettivi, un esito favorevole, agisci con passione. Ragazzi, non c'è bisogno di fare una lettura di 24 ore, perché queste carte sono veramente molto chiare. Se tu agirai nella direzione dei tuoi sogni, avrai dei grandi risultati. È normale, perché sei guidato dall'anima, hai solo paura di agire. Per questo che Michele ti invita a pregare, per questo che Michele ti invita a gioire alla vita. È per questo che Michele ti invita alla meditazione, alla preghiera, a ritrovare le risposte dentro di te, perché tu sai già dentro di te cosa devi fare, hai solo paura del giudizio, hai paura di non farcela, hai paura di non essere abbastanza pronto, pronta, hai paura che ci sono persone più brave di te, hai paura di essere... E poi la paura del giudizio è una delle paure su cui bisogna assolutamente lavorare, bisogna togliersi queste paure, tanto le persone giudicheranno nel bene o nel male sempre che tu agisca o che tu stia fermo o ferma. Quindi fregatene, sinceramente parlando, vai avanti, non fermarti, agisci, tante persone arriveranno a te, tante persone ti incoraggeranno, tante persone ti daranno degli esiti positivi, perché le tue intenzioni, e parlo per coloro che sono nella linea micaelica, le tue intenzioni sono pure di amore. Ricordiamoci che adesso è un periodo molto importante, la Chiesa lo riconosce come la risurrezione di Gesù, è una rinascita di Gesù, ok? È un momento molto potente energeticamente parlando, per chi creda o non creda in questo. Gesù è stata una figura di amore potentissimo, tra le più potenti sul pianeta Terra, e Gesù è qui per dirti di focalizzarti sull'amore, sulla pace, sul perdono, sulla compassione, sulla gioia, sulla creatività. E tutto ciò che creerai, crealo in nome dell'amore, perché l'arrivo della nuova terra è imminente. Lo so che queste cose ci sono state già predicate da più di 2000 anni, ma in realtà sta già accadendo. Pensiamoci bene a tutti i risvegli spirituali dell'anima che stiamo avendo in quest'epoca straordinaria. Pensiamo ai doni spirituali che si stanno riattivando nelle persone. Pensiamo ai bambini cristallo che hanno bisogno di amore. Ragazzi, io ve lo dico con amore, i bambini cristallo sono tutti i bambini di oggi, non tutti hanno dei doni particolarmente sviluppati in questo momento, ma alcuni sono molto molto sensibili, hanno bisogno della vostra protezione, hanno bisogno che affidiate loro alla preghiera di Gesù. Io vi posso consigliare Gesù e Michele, poi ognuno sia libero di scegliere quello che vuole, però la figura di Michele, di Gesù e di Maria nei bambini cristallo è una figura di protezione molto molto potente. Questi bambini hanno bisogno di genitori, di maestri o di figure di esempio, perché non credono alle menzogne, non vogliono sentire le cose brutte, vogliono che gli parliate di cose creative, di cose magiche, ma non intese come magia, per carità, non fraintendete, magiche nel senso che è possibile fare le cose belle. I bambini hanno bisogno di stimolare la loro immaginazione e creatività, perché questo mondo ci sta togliendo la voglia di creare, di vivere. Invece i bambini devono rimanere creativi, è giusto Alberto? Bisogna aiutarli a creare, è vero quello che dico? Certo, sì, soprattutto loro. Hanno bisogno di mantenere attiva il loro potere creativo, perché questi bambini sono qui per cambiare il pianeta, e noi figure di adulti abbiamo il dovere sacrosanto di farli giocare, di portarli nella natura, di farli esprimere, di farli disegnare, di farli cantare. Va bene studiare, va bene andare a scuola, va bene fare le cose, diciamo,
va bene, nel senso che sono le cose che ci dicono di fare, ma i bambini hanno bisogno di giocare, di creare, di ascoltateli i bambini, ascoltateli quando parlano, ascoltateli quando vi raccontano le loro storie. Nelle loro storie ci sono dei grandi insegnamenti e noi adulti possiamo imparare da questi bambini. E poi Maria Madre Celeste ci dice di avere un grande rispetto di noi stessi, di avere un grande rispetto della nostra voce interiore, di avere un grande rispetto dei nostri sogni, di avere un grande rispetto e di lasciare andare coloro che non ci vogliono bene, coloro che ci sminuiscono, coloro che ci avviliscono, coloro che ci fanno sentire indegni. Questo non è, è venuto il momento di tagliare le corde, è venuto il momento di onorare, amare noi stessi, va bene, attraverso anche azioni amorevoli nei nostri confronti. E questa carta si riconnette alla carta del ringiovanimento, cioè ringiovanire noi stessi, cioè prenderci cura di noi stessi, amare il nostro corpo e così via. Poi l'ultima carta, il messaggio lo leggeremo alla fine, Alberto. Ora dimmi tu la tua visione, vogliamo sapere la tua lettura di queste carte. Intanto alzo un po' il volume così ti senti di più. Pronto, dimmi tutto. Beh, allora, intanto vabbè, faccio subito la piccolissima premessa, perché è sempre bello partire anche dal finale, no? Certo. L'ultima carta dice dico sì alle opportunità e all'abbondanza, ed è un passo fondamentale, perché se tu non dici un sì chiaro, come dicono certo. In inglese, full body yes, le cose non ti arrivano. Magari dici sì con una parte, l'altra parte invece dubita, non so se sono meritevole, esatto. Non so che cavolo devo fare. E invece è fondamentale che questo sì sia un sì proprio altisonante, no? Proprio vibrante in tutte le cellule. Certo. Poi, torniamo indietro. Allora, vediamo un po'. Allora, beh, intanto un'altra precisazione che mi piace fare, ne abbiamo sempre parlato poco, allora il primo mazzo è quello del viaggiatore sacro. Esatto. E non è un caso che ci sia questo termine, perché questo viaggio è veramente sacro. Cioè, solamente prendere un treno, fare 2 ore di strada per andare da una città a un'altra, cioè uno non lo deve vivere con l'ansia, oddio quando arrivo, e se sbaglio stazione, cioè... Respiro dopo respiro, assaporare, fare 2 parole con una persona, guardarsi intorno, cioè cerchiamo veramente di onorare il viaggio, perché tante volte con quest'ansia ci perdiamo un sacco di cose. Esatto. Ed è veramente terribile questa cosa qua. E infatti non a caso, di cosa parlo la prima carta, che credo sia almeno la terza volta che la fissiamo, passione e piacere. Esatto. Passione e piacere, assapora la tua vita, c'è un fuoco, c'è uno scenario lunare, no? Quasi da campeggio, così un po' festoso, un po' bucolico. Quindi c'è la passione, ricordo un po' la passione di Cristo, che quella vabbè è stata un po' travagliata, ma pensiamo a una passione positiva, a qualcosa che viene dal cuore, no? Ho la passione per, che ne so io, per gli sport all'aria aperta. Il piacere, cioè cosa mi piace veramente, cosa invece faccio per dovere oppure perché lo faceva qualcuno prima di me ma non lo sento veramente mio. Cioè io avevo una persona che ho conosciuto tempo fa, che lui ha avuto la fortuna, tu parlavi di Balvin, Cristallo, Indaco, eccetera, certo. Lui ha avuto la fortuna di essere seguito da persone perché anche i suoi, diciamo, erano nell'ambito della meditazione e quant'altro. Quindi lui fin da piccolo è stato abituato a meditare, ha una sua scuola, in uno dei libri che ha scritto, come si chiama? Il piacere prima di tutto. Che non significa faccio quel cavolo che voglio e snobbo i doveri. Certo. Significa che tutte le cose che faccio, anche quelle che non necessariamente mi piacciono, perché bisogna anche fare le commissioni, bisogna pulire la casa, eccetera, le faccio con amore. Direi. Ci metto del mio, ci metto lo spirito giusto, allora tutto diventa una festa. Anche ieri ho guardato un film, te l'ho detto, un sequel di un altro film bellissimo, e c'era questa persona, diciamo, nobile, e che si rende conto che al di là, per carità, della bellezza di essere nato in una bella famiglia, gli piaceva anche banalmente spazzare una stanza, perché è una cosa molto semplice che ti fa sentire anche terreno, cioè bisogna fare anche cose molto semplici, molto umili, no? Poi, carta successiva, si parla di ringiovanimento, no? Chiaramente, pulire il passato, guarire il presente. Allora, il passato, c'è una forma del passato che si chiama imperfetto, no? Io avevo imperfetto non a caso. Dice, il presente non è mai, il presente è sempre perfetto. Per esempio, in inglese c'è il, non,
ricordo se è present perfect o qualcosa del genere, sì. Present continuous. Esatto. L'idea quello che stai vivendo. Focalizzato nel presente, dai proprio una continuità a quello che fai, ti proietti, esatto, nel futuro e si crea una connessione incredibile. Bellissimo. Quindi questo ringiovanimento, e c'è dell'acqua, come dicevi bene prima, non a caso, perché l'acqua è proprio l'elemento che ti dà l'idea, no, del flusso, la cascata, la doccia che ti purificano. Esatto. Il ringiovanimento, perché siamo abituati a pensare, no, che invecchiamo, dobbiamo accettare questo procedimento. Sì, è ovvio che quando ho 70 anni non sono come un bambino di 10, anche se vediamo gente che fa yoga a 100 anni. Il punto qual è? Di ringiovanire dentro, di avere sempre uno spirito bambino. E questo lo si può fare in mille modi, con le frequenze, in mille modi, cioè si possono rigenerare i nervi, si possono fare delle cose incredibili in mille modi, a partire dall'interno, anche con le creme, anche con altre cose, per carità, però veramente con la meditazione, con la preghiera si può veramente, sono stati scritti tanti libri in merito, no? Si può proprio, non è un processo irreversibile, assolutamente, proprio, cioè è una cosa incredibile veramente. Poi la carta successiva parla di coraggio, e c'è una figura a cavallo, no? Mi ricorda un po', vabbè, una figura di tarocchi, che si collega anche, diciamo, a qualcosa di biblico, e chiaramente il cavallo è un animale che rappresenta il coraggio, assolutamente, rappresenta proprio il cuore, il cavallo, rappresenta l'umiltà d'animo, diciamo che il cavallo tendenzialmente è un animale che costa, quindi siamo abituati a pensare, no, che solo i ricchi possono avere il cavallo, non è vero. Non è vero, ci sono anche persone normalissime che hanno il cavallo, ma fatto sta che è un animale che ti dà tantissimo a livello emotivo, perché sì, veramente ha dato tanto cuore, è un animale veramente pazzesco. E questa figura che è a cavallo è una metafora, non è che per forza devi avere il cavallo, devi essere un cavallo. Fatto sta che tu, quando hai coraggio, agire col cuore, tu veramente prendi in mano la tua vita, fai quello che ti senti, tornando a quello che abbiamo detto prima, sì, e veramente diventa tutta una festa, proprio le persone ti accolgono quasi come un eroe, no? Perché vedono che sei sicuro di te, che hai tutte le persone, e quindi è qualcosa di incredibile. Cioè non pensiamo al coraggio come atti, che ne so io, di chissà quale portata, cioè a partire dalle piccole cose, da come uno si pone, no? Proprio i valori nobili, no, al di là della famiglia da cui uno proviene, proprio i valori che si hanno nel cuore. Poi passiamo alle carte successive. Qui c'è una carta che è al limite della commozione, perché praticamente dal mazzo di Maria abbiamo pescato Gesù, cioè è come vincere la Venalotto, capito? Esatto. Cioè partiamo dalla madre, arriviamo al figlio, esatto, no? Dal cuore immacolato di Maria arriviamo al sacro cuore di Gesù, giusto. E vediamo cosa dice: io prego per l'aiuto di Gesù e per la guida con questa situazione. Alberto, hai visto che Gesù ha la mano sulla testa di due bambini? Io non l'avevo notato. Guardate Gesù con i bambini. Vai avanti, scusa. La successiva è Cindra. Esatto, esatto. Sì. Faccio un piccolissimo inciso. Tu in questi giorni, l'altro ieri credo, hai fatto il video quello su Metatron. Esatto, sì. Perfetto. Io tempo fa, grazie a te, ho tolto un secondo che avevo su Facebook. Io avevo il cubo, purtroppo, non lo sapevo. Lo so. E ho messo Gesù e Maria. Ok, tanto per dirne una, fare un esempio così. Lo so, tesoro. Quindi, insomma, chiaramente Maria e Gesù, lo sappiamo, l'immagine proprio dell'innocenza, no? Del rapporto con la madre, proprio della perfezione originale, altro che peccato originale, la perfezione originale. Il bambino col cuore puro e la madre perfetta, no? Col cuore puro. E subito dopo abbiamo bambini, no? Il mio cuore è riempito con amore, gioia di bambini che crea, eccetera, eccetera, cambiamenti. E anche qui c'è una figura con i bambini. Sì. Cioè, la figura del bambino, a partire dal bambino che è dentro di noi, è una figura fondamentale, dice Gesù, no? Per mandare nel mondo dice lì dovete tornare bambini, avere il cuore puro. Cioè, il bambino è quella figura che è spontanea. Cioè, esatto, proprio quanti ci hanno detto, se ridi fai la figura dello scemo, se piangi sei debole, se ti arrabbi, che ne so. No, cioè, ovvio che le emozioni vanno trasmutate, per carità di Dio, a qualche livello. Certo. Però io ho il diritto di essere quello che sono, non posso essere giudicato perché se rido sono troppo gioioso e faccio sentire sfigati gli altri, scusate il termine. Se mi arrabbio sono incazzoso, se piango io sono debole, non posso piangere, devo essere forte. No ragazzi, siamo esseri umani, non siamo dei cyborg, voglio dire. Mi cerchiamo
E poi appunto questa situazione, come dicevi bene prima, è una situazione che cosa un po' svolta la creatività, no? Si può uscire poco, si fa tutto con internet, pian pianino dobbiamo uscire veramente da questa mossa, perché il bambino ha bisogno di tirare fuori la creatività, deve giocare, deve sporcarsi le mani, deve fare cose manuali, deve stare con gli amici, quindi io sono sicuro che pian pianino con tutte le dovute misure si riuscirà a tornare a questa cosa qua. E poi si parla giustamente di rispetto per sé, ed è ancora una carta di Maria, ma precede il mazzo di Michele, non a caso, perché è un messaggio che Michele porta spessissimo, quello del rispetto per sé e per gli altri. Sì. Adesso vabbè, io non riesco a vedere benissimo la didascalia, però parla di onorare comunque le emozioni, sì, attraverso delle azioni di salute, diciamo, azioni certo. Salutate. Certo, anche qui c'è un bambino, no? Sì. Quindi questo è un concetto che va ripetuto più o meno all'infinito, no? Perché praticamente il rispetto, sostanzialmente se tu non hai rispetto per te stesso, non hai rispetto neanche per la vita e nemmeno per gli altri, ok? Quindi bisogna veramente essere molto, molto compassionevoli, accettare proprio le proprie delicatezze, la propria vulnerabilità a tutti i livelli. Questa è una cosa, anche questa che ci fa sentire veramente umani, questa è una cosa fondamentale, sempre più importante, una cosa, anche questa secondo me molto collegata alla creatività, alla gola, alle parole che si usano, quello che si fa, il modo di esprimersi, dico la verità, ma la dico bene o la dico ferendo le persone. Esatto. Cioè, da stare attenti a tante cose, no? Prendersi i propri spazi, stare con le persone giuste, se una persona, come dire, non mi rispetta più volte, cerco di farglielo capire, dopodiché può capitare anche che la debba allontanare, non c'è spazio per stare con tutti, però ragazzi, delle volte c'è molto più amore in uno che non si è detto così per paura dell'abbandono, per vari motivi. Sì. Insomma, l'amore non è come dice certa New Age, volemo se bene, siamo tutti amiconi, no, sappiamo benissimo che c'è chi opera per la luce e chi no. E purtroppo va bene, anche io tendenzialmente voglio bene a tutti, ma se uno non è per la luce, ragazzi, faccia l'anima sua, prosegua col proprio percorso, giusto. Noi andiamo avanti, giustamente. Sì, sì. Cioè, che mancherebbe altro. Dopodiché passiamo al nostro Michele, andiamo credi, fidati. E si parla, no, di un'invocazione, una preghiera per dire a Michele prima di andare a dormire. Chiaramente, insomma, il credere, no, la fiducia è fondamentale, infatti subito dopo si parla di obiettivi, del risultato positivo, eccetera. In una situazione così particolare, di grande vuoto, eccetera, è fondamentale avere la fede, perché se uno non ha la fede, veramente le cose hanno poco senso, e ci si rende conto sempre di più, veramente, che non è solo una vocazione, uno deve voler credere, non è che ti arriva dall'altro che ti dice, oh, credi, cioè, intanto mettici del tuo e cerca veramente di credere in qualcosa, in te stesso, nell'amore, negli animali, ognuno saprà le proprie credenze. E fidati, prosegui, prega, purificati, parla di fare questa cosa soprattutto prima di andare a dormire, perché ripeto, per l'ennesima volta, quando andiamo a letto siamo un po' più vulnerabili, perché andiamo nel mondo dell'inconscio, dell'onirico, quindi ovvio che se non ti purifichi, se non preghi, certo, balia un po' di tutto, no? Delle porte che non necessariamente sono sempre porte simpatiche, e quindi questo è fondamentale, insomma, chiedere l'appoggio di Michele, che è lì che non aspetta altro, però giustamente rispetta da essere di luce il nostro libero arbitrio, non si permette neanche lontanamente di violarci, esatto, magari ci dà degli avvisi, dei consigli, ma poi siamo noi che dobbiamo interfacciarci, ovviamente. Dopodiché resta focalizzato sui tuoi obiettivi. Io, giustamente, dice, ti ringrazio Arcangelo Michele per aiutarmi a focalizzarmi, e chiedo la tua guida, concedimi la sicurezza, il coraggio, eccetera. Naturalmente ringraziare è fondamentale, perché insomma questo essere di luce ci aiuta un miliardo di volte, ogni tanto anche dire un grazie, direi. Qualcosa buona e giusta, e grazie anche a noi stessi, giustamente, che comunque stiamo andando avanti in questo percorso non sempre semplice, ma la gratitudine è fondamentale, l'opposto della lamentela, la gratitudine, cioè a prescindere da quello che accade, io so che è sempre per il massimo bene e ringrazio. E nella foto c'è, presumibilmente Michele, con un arco, no? L'arco con la freccia che rappresenta, un po' come segno del Sagittario, rappresenta proprio la persona centrata sugli obiettivi, persona che ha i pensieri giusti, no, che agisce, sì, con, sì, le parole giuste, le azioni giuste, che è in connessione con il tutto, no? Come dice la fisica quantistica. Quindi naturalmente tu, cara anima, avrai il tuo obiettivo,
ma il tuo obiettivo, a prescindere da quello che stai facendo in questo momento, che sicuramente è nobile, quindi tu, che tu voglia salvare la madre terra, piuttosto che fare missionari in Africa, quello che è, rimani focalizzato su questa cosa qua, ovviamente, non farti distrarre da mille altre cose. Giusto. Questa è una cosa fondamentale, perché è fondamentale iniziare le cose, ma anche andare avanti. Cioè, ci sono due errori, o non iniziare o fermarsi dopo un po'. Il focus, fuoco, è fondamentale, perché altrimenti c'è poca forza, appunto non si fa distrarre, oddio cosa devo fare, il piano è troppo grande. No, tu inizia, non sarai mai pronto, non sarà mai il momento perfetto, tu vai avanti, ti arriveranno suggerimenti, persone, cose anche che insperate, ma ti arriverà tutto, non ti preoccupare. Esatto. E difatti, l'ultima carta, un esito favorevole. Esito favorevole, anche qui si parla di ringraziamento alla grande in tutte le salse, perché questo è fondamentale, cioè lo diciamo sempre, no? Anche tu quando fai le preghiere alla fine dici sempre, o anche all'inizio quando fai la preghiera di protezione dici sempre grazie, è fatto. Esatto. Anche perché quello non solo è una preghiera, ma è un decreto, nel senso che tu credi fermamente che quella cosa lì è già stata realizzata. Ovviamente qui non c'è il tempismo che c'è in cui, il tempismo divino, ma le cose arrivano a compimento comunque. E quindi, appunto, abbiamo detto, con la gratitudine, col lavoro sul perdono, che permette di aprire il cuore sempre di più e di liberare anche gli altri, con le azioni, i pensieri e le emozioni giuste, si arriva al risultato favorevole, no? Assolutamente. Cioè, è veramente una lettura pazzesca. Troppo bella, Albi, è troppo bella, guarda, veramente, è proprio una lettura di Pasqua perfetta, secondo me. Ascolta Alberto, qua dice la carta: attrago spontaneamente la prosperità, ricevo sempre doni meravigliosi dalla vita. Noi dobbiamo mantenerci focalizzati su questa mentalità, ok? Perché se noi rimaniamo aperti all'abbondanza, l'abbondanza arriverà a noi in tutte le sue forme di amore. È molto importante, io e Alberto lavoriamo per manifestare l'abbondanza, facciamo dei lavori con Logo Ceiling, molto presto lavoreremo proprio a stretto contatto insieme, quindi voi potrete scegliere se lavorare direttamente con me o con Alberto, non solo con la lettura delle carte, a parte che Alberto ha una visione, come potete notare io e lui siamo complementari, cioè io ho una visione più femminile, lui un pochino più maschile, ma siamo nella stessa linea di Michele, e quindi potete scegliere di fare le letture con lui anziché con me, con le carte o come connessione diretta, ma facciamo anche un lavoro con Logo Ceiling per aiutarvi a eliminare le paure, a uscire dai blocchi, dai sistemi di credenze limitanti, da tutto ciò che vi sta impedendo di essere in allineamento con l'amore, e poi facciamo il cosiddetto processo di manifestazione, un vero e proprio lavoro di riprogrammazione per la manifestazione. Ma a differenza di quello che magari vedete da altre persone, il lavoro con l'Arcangelo Michele è un lavoro più in allineamento all'amore, cioè gli obiettivi sì, manifestare quindi i propri sogni, ma quelli dell'anima in allineamento all'amore, e vi renderete conto di come questo lavoro sia molto pulito, di come questo lavoro sia molto allineato e di come questo lavoro vi porterà veramente a raggiungere risultati concreti nei tempi divini, naturalmente, ma veramente uscendo dall'ego. Proprio l'obiettivo è quello di uscire dall'ego, perché l'ego ci distrae, l'ego ci fa, magari abbiamo dei sogni molto molto grandi e ci sentiamo piccoli, o alle volte abbiamo dei sogni grandi ma alle volte anche inutili. Quindi meglio grandi nell'amore, anche immensi, giganteschi, ma che siano sempre in nome dell'amore e non dell'ego, va bene? Questi saranno gli insegnamenti che noi andremo a portare con l'Arcangelo Michele, io e Alberto, e faremo...